Il Rotary Club di Caltagirone, nell'ambito delle iniziative promosse sul fronte delle attività culturali, ha indetto la seconda edizione del premio Antonino Ragona, ceramologo di Caltagirone e fondatore del Museo regionale della ceramica. Il Rotary per Antonino Ragona, dunque, per rilanciare attraverso nuovi segmenti culturali un nuovo processo di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale della città e più specificatamente del prodotto ceramico. Il presidente del Rotary Club di Caltagirone, Salvatore Piazza. Dalla seconda edizione si è cercato di valorizzare ancora meglio la figura e la personalità del professor Ragona, che come tutti sappiamo ha realizzato tutte le formelle della nostra famosa Scala e non solo, ha curato diversi volumi sulla ceramica, insomma ormai è conosciuto tutta Italia e oltre i confini dell'Italia. Per cui quest'anno si è pensato di allargare il premio proprio a tutte le scuole ceramiche d'Italia, a tutti i ceramisti del nostro territorio nazionale. L'iniziativa, promossa dal Rotary Club Caltagirone Distretto 2010, si suddivide in tre sezioni, di cui una dell'artigianato, una artistica e l'ultima della sezione giovani. Partner della manifestazione sono la Confartigianato regionale e la Diocesi di Caltagirone. L'evento sarà ospitato nello suggestivo scenario del chiostro della Curia Vescovile di Caltagirone, contenitore culturale, cuore pulsante del centro storico. La direzione del premio è stata affidata al giovane ceramologo di Caltagirone, Antonino Navanzino. Fiducia che mi ha dato il Rotary di Caltagirone e il dottore Piazza, presidente, nell'avermi affidato la direzione del premio Ragona. Ragona a me è tanto caro, sia perché sono ceramista e studioso del campo ceramico e porta avanti i suoi studi, che si punta su quello che Ragona ha costruito nei suoi 60 anni di carriera e quindi riportando a questi studi suoi l'ambiente ceramico, tutti gli artigiani e a tutti gli artisti che amano fare ceramica e la fanno in modo professionale, pur non avendo anche per forza dei laboratori, ma amano farla perché la ceramica ha il suo senso estetico, il suo senso del bello e ha il suo senso della ricerca. Ci sono dei premi in denaro, ci sarà una preselezione. Questa preselezione scade il 31 ottobre.